Nel Bari manca Loseto, influenzato, rientra Cucchi dopo la lunga sospensione del giudice sportivo. Nella Samp gioca Luca Pellegrini, ma è assente il cursore Catanez, che deve scontare un turno di squalifica. Si accende la passione dei tifosi della curva nord, ma si infiamma rapidamente anche la partita. Raducioiu, che ha dato vita con Mannini ad un duello interessante, potrebbe schiodare la gara, ma è Lombardo, dopo una magnifica invenzione di Mancini, a gelare il San Nicola. Nel Bari manca Mr. Fantasy Maiellaro, appiedato come noto dal giudice sportivo, ma Salvemini con spavalderia toglie un difensore Maccoppi ed inserisce Colombo, un centrocampista. Il Bari mostra ancora una volta le virtù già evidenziate recentemente contro Juventus ed Inter. La Sampdoria soffre ed il Bari pareggia con una prepotente conclusione di Raducioiu, il ventenne attaccante venuto dall'est. Il tempo si chiude con la Sampdoria in avanti, ma il Bari è pronto a rintuzzare le iniziative avversarie con gli ottimi Carrera, Terracenere e Di Gennaro. Nell'intervallo si dedica ufficialmente lo stadio di Bari a San Nicola. Al ritorno in campo i giocatori trovano ad accoglierli una fitta pioggia. Si accendono i riflettori, il ritmo non diminuisce. Il Bari sostituisce Cucchi infortunato con Di Cara, la partita si mantiene bella. Dopo un tiro di Mancini il Bari sfodera una condizione atletica eccellente ed il finale è tutto suo. Pagliuca però è prontissimo a neutralizzare i tentativi baresi. Lobello non si fa apprezzare per alcune discutibili decisioni, mentre Vialli, controllato a vista prima da Maccoppi, poi da Brambati, infine da Di Cara, lotta con determinazione ma non trova quel che avrebbe voluto a tutti i costi, un gol per convincere Vicini. Mi auguro che valga qualcosa, l'importante è che abbia avuto così un risultato positivo. Siamo andati in vantaggio con questo mio gol e speravamo di portare in porto questa partita. Invece abbiamo pareggiato, comunque siamo contenti così. Diciamo che oggi abbiamo fatto un'altra grossa prestazione e ci rammarichiamo perché potevamo far nostra la partita, ci è voluto un grande portiere a salvare il risultato. Ad ogni modo mi lusinga vedere la prestazione dei miei, anche perché è stata una bellissima gara.